La serenità nel parto è la cosa più bella che ci possa essere per l'esperienza che si va a vivere, ma è anche la cosa più bella per come poi può funzionare il meccanismo naturale del travaglio e del parto, perché il contrario della serenità è la paura e lo stress. La paura e lo stress sono condizioni che temo, sappiamo dal punto di vista scientifico, alterano l'andamento del travaglio stesso. Quindi, come affrontare allora con serenità e senza paura, senza stress, il travaglio e il parto? Io credo che la prima cosa sia quella di essere ben seguite in gravidanza dal punto di vista clinico, essere sicuri che la placenta e il bambino stanno bene, che la gravidanza procede regolarmente. La seconda cosa è fare e lavorare con le ostetriche nei corsi di accompagnamento alla nascita. Sono momenti importanti perché ovviamente è come dover affrontare una scalata senza conoscere o viceversa conoscendo la montagna che si va a scalare. Certamente è la prima volta che la si affronta, però si è visto il percorso, lo si è studiato, lo si è condiviso con altre persone. Quindi questo dà quella sicurezza di se stesse, sicurezza di saperlo fare, che altrimenti rischia di trasformarsi al momento in cui inizia il travaglio in una grande paura e non so cosa succederà. Quindi la raccomandazione è: fatevi seguire come da linee guida in gravidanza e seguite i corsi di accompagnamento alla nascita. Qui in Mangiagalli ne abbiamo 26 al mese, eh? Sono piccoli gruppi di donne nella stessa epoca di gravidanza e che quindi possono anche scambiarsi le emozioni, i problemi, condividerli e risolverli assieme all'ostetrica, assieme ai medici.